È una delle sequenze più celebri del neorealismo italiano, se non una delle più famose della storia del cinema internazionale. È entrato nella memoria collettiva di un paese. È il capolavoro Roma città aperta del regista Roberto Rossellini, ispiratosi alla città novese Teresa Gullace, emigrata a Roma, che nel film è interpretato da Anna Magnani, la sorapina nella pellicola. Teresa Gullace, uccisa dai soldati nel 1944, mentre tentava di parlare al marito prigioniero dei tedeschi, ha influenzato notevolmente il grande regista Rossellini. La sua morte ebbe una notevole eco nella capitale e la sua figura divenne ben presto un simbolo della resistenza romana. E proprio ieri a Cittanova, nei locali del Polo Solidale della Legalità, la figura della martire è stata ricordata dall'amministrazione comunale con un parterre d'eccezione, a cominciare dalle nipote dirette Patrizia e Gabriella Gullace, venute appositamente da Roma, dall'ex giornalista Rai Piero Badaloni, dal presidente del Consiglio regionale Nicola Irto, dal presidente del Parco Nazionale d'Aspromonte Giuseppe Bombino e dagli interventi di Tony Orlando, Donatella Arcuri e Giuseppe Guerrisi, a fare gli onori di casa il sindaco di Cittanova, Francesco Cosentino. Io credo che questa figura innanzitutto vada conosciuta meglio dalle giovani generazioni, perché l'importante è ricordare, l'importante è non dimenticare, e quando ci sono dei preziosi punti di riferimento come questa donna, per la memoria collettiva sono fondamentali. È una memoria che va coltivata, una memoria che va riscoperta come valore, ripeto, soprattutto per le nuove generazioni, altrimenti rischiano di diventare vittime di tanti manipolatori che arrivano addirittura al punto, per esempio, di definire la Shoah come una propaganda americana. Il ricordo è il tessuto dell'identità, come insegnava Nelson Mandela, ed è stato il fil rouge della serata. E partendo dal ricordo di Teresa Gullace, l'obiettivo è stato quello di tessere insieme l'identità di Cittanova che proprio in questo anno, nel 2018, celebra il suo anniversario, i 400 anni. E per ricordare, per sapere chi siamo, Patrizia Gullace, nipote di Teresa Talotta Gullace, ha tratteggiato la figura di sua nonna. Il ricordo di quella tragedia è sempre rimasto vivo, anche a distanza di tantissimi anni. E quando guardavamo il film, anche quello, l'immagine della sorapina nel film di Roma città aperta, è un momento veramente doloroso e sentito, perché comunque è una tragedia che non ha tempo, non ha età. Noi adesso siamo veramente molto onorati di essere qui questa sera, in questa ricorrenza, e ringraziamo tutta la comunità appunto per questa attenzione che sta dando alla figura di nonna. Soprattutto ringraziamo i giovani, che vedo molto partecipi a questo ricordo, e di questo siamo veramente fieri, perché comunque saranno loro i testimoni futuri di quello che sono state le tragedie passate, e ricordare i nostri eroi, perché sono stati eroi, ricordare nonna Teresa, la sua uccisione, e ricordare tutti gli altri che sono morti per darci questa libertà è veramente doveroso, per cui siamo veramente felici di essere qui.